terzo livello della bandiera, ragazzi. Il terzo livello, a differenza del secondo, a livello di forza è molto più facile. Ciò che è più difficile è il lavoro di tecnica, è il lavoro di tenuta quando il corpo sta in verticale. Quindi, dato che vi ho detto che il corpo deve stare in verticale, si tratta di tenuta in appoggio con il corpo verticale. Andiamo con il video. Per imparare la tenuta in appoggio in verticale devo mettere prima le mani in questa posizione. Più sono in basso, più è facile salire su, e viceversa. Poi devo tirare su una tallonata in questo modo qui, e al 3 vado su. Quindi ripeto, se partite con le mani in basso diventa più facile salire. Una volta che siete in verticale appoggiatevi con i piedi sul piolo sopra della spalliera per assistervi e sistemate le mani. Adesso lo andiamo a rivedere dall'altro lato. Quindi, come ho detto prima, mettete le mani in posizione in questo modo qua, il corpo deve stare dritto contro il muro e do la tallonata con la gamba sinistra questa volta indietro e al 3 vado su. Mi appoggio con i piedi sopra e sistemo il braccio sotto, come vedete. Il braccio sotto dovete sistemarlo se sentite che il corpo sta andando storto a destra o a sinistra. Se sei ancora alle prime armi, puoi fare questo metodo che è più facile, che si chiama il metodo a scala. Quindi ti arrampichi su in questo modo qua fino ad arrivare in verticale e sistemi la mano, ecco come vedi. Sistemate bene la mano, mi raccomando. Con il corpo sto girato contro il muro e da qui sto in posizione. Col corpo devo stare più vicino possibile alla spalliera. E una volta imparato il terzo livello, da lì puoi già iniziare ad approcciare le piccole presse, che sono le piccole discese e risalite mentre sei in verticale, e lavorando solo su quello arriverai a fare la bandiera. All'inizio cerca di mantenere il corpo girato verso in alto. Quando riesci a padroneggiare la bandiera con il corpo girato verso in alto, inizi a lavorare sulla rotazione orizzontale del corpo ad arrivare in rotazione della bandiera. Quindi le prime presse falle col corpo girato verticale.